tutti, ben arrivati in un nuovo video dedicato ai terminati beauty per quanto riguarda capelli, corpo e capelli corpo, sì, perché i prodotti dedicati alla skincare lo girerò in un altro momento, quindi questo sarà una prima parte dedicata ai terminati dell'estate, perché potrei definirli così, relativi al mondo beauty. Quindi prima parte dedicata a capelli e corpo, skincare. Ci vediamo tra un paio di settimane, non appena ultimo le cose che sono addirittura d'arrivo, così inserisco anche quelle. Iniziamo immediatamente, io partirei dal reparto doccia. E qua vi mostro oggi tre bagno doccia o comunque doccia schiuma, doccia gel e quant'altro, tutti della stessa azienda e tutti che non vi ho mai recensito. Però posso dire che questi prodottini qua mi faceva piacere provarli e darvi un feedback. Se mi seguite da tanti anni sapete che io ho un preferito che in realtà è adesso in doccia. Quindi vi recensisco questi tre. Il primo è Ibisco e Pepe Rosa, essenza seducente. Questo qua l'ho preso perché era una novità per me, non so se poi fosse una profumazione già presente in gamma, ma io non l'avevo mai vista, quindi l'ho presa. Ha un profumo, ragazzi, che è buonissimo. Buono, buono, buono. Questo qua secondo me è adatto anche al periodo autunnale, secondo me non solo estivo. Ha una profumazione bella, bella intensa, ha un color rosso e questo qua ha come note di testa peperosa e frutti rossi, come il cuore ibisco e osmanto, sono ignorante, non so cosa sia, e il fondo di muschio bianco e fava tonka. Questo bagno doccia mi è piaciuto tantissimo, infatti lo vorrò sicuramente riacquistare quando capiterà di trovarlo in offerta, non tanto magari per il periodo invernale, però per la primavera prossima sì, lava, perché lavare lava, non va a rendermi secca la pelle, l'ho trovato super adatto appunto al periodo estivo, quindi questo qua credo sicuramente di riacquistarlo, mi è piaciuto veramente tanto la tipo di profumazione. Diciamo che per pece azzurra mi sono sempre trovata molto molto bene. Poi ho terminato anche questo pece azzurra mente lime rinfrescante. Questo è un doccia gel, è un maxi formato da 400 ml. Questo qua l'avevo trovato in offerta da Lidl a tipo 1,20 euro, una roba del genere. Qua le profumazioni sono testa lime pompelmo, cuore gardenia gelsomino e un fondo di ambra e muschio. Anche qua a livello di profumazioni mi è piaciuto molto, è veramente fresco. Ha questo odore proprio fresco, ricorda tanto quelle classiche, passatemi il termine, acque detox con dentro tipo magari il lime, la menta, lo zenzero, mi ricorda un po' quella cosa lì a livello di profumazione. Però, per quanto riguarda questo, io la sensazione rinfrescante, almeno post doccia, non l'ho avvertita. Nonostante mi sia fatta praticamente docce su docce di docce con acqua fredda, questo sentivo l'odore di menta, l'odore del lime, però ecco, finiva lì. Non mi ha dato particolare noia per quanto riguarda l'applicazione successivamente di creme e non creme, forse tra i tre provati questo qua lo metterei al secondo posto, primo quello che vi ho fatto vedere, secondo questo e in ultimo questo secondo me non ne vale la pena, sempre felce azzurra, Summer Bronze, prolunga la bronzatura, non vi so dire questo perché si vede che al mare io quest'anno non ci sono andata, alla profumazione menta acquatica. Questo è un bagno doccia, qua vedete il disegnino della menta e il ghiaccio. Queste sono le note di testa. Note di testa, menta, eucalipto, cuore, fresia, giglio, fondo, vertiver e muschio. Allora, quello che posso dirvi è che come profumazione predilige tantissimo la menta. Qua sentite la menta principalmente, non l'ho trovato molto rinfrescante, e allo stesso tempo ho trovato che mi lasciasse la pelle molto secca, post doccia, quindi, non mi ha fatto impazzire. Della stessa linea c'era un'altra profumazione che forse conteneva il cocco, per quello che non l'ho presa. Sono un 250 ml, però questo qua veniva tipo 1,80 euro, 1,60 euro forse, 1,60 euro, 1,70 euro.
Quindi a parità di prezzo capite bene che questo è un 650 ml, questo è praticamente 400 ml in meno, questo qua in offerta lo trovate a 1,99 €, quindi piuttosto provatevi altre profumazioni. Quindi questo qua non mi sento di consigliarlo, vi dico la verità. E per lavarmi direi il corpo, basta. Passiamo ai capelli e come già un po' vi dicevo ne ho approfittato per cercare di terminare prodotti che magari non mi facevano impazzire o che magari avevo di scorta a casa e volevo smaltire perché ora vorrei iniziare a utilizzare prodotti che magari costano un pochettino di più, però che so che effettivamente sui miei capelli hanno un buon risultato. Sto parlando ad esempio dei prodotti di Eterea che su di me lavorano molto bene, costano un po' di più, però preferisco magari investire qualcosina in quello e avere magari lo shampoo del supermercato, chiamiamolo così, di quelli che so con cui mi trovo davvero bene. Quindi ho smaltito un po' di roba che avevo acquistato. Primo prodotto che ho terminato, che a me onestamente non è piaciuto, la linea Esselunga Equilibrio. Ho terminato questo shampoo per lavaggi frequenti con prebiotico, proteine vegetali, vitamina E e C. Ingredienti al 96% di origine naturale. Questo non mi è piaciuto per un motivo, se è per lavaggi frequenti, però non che il giorno dopo di nuovo i capelli sporchi, me li devo rilavare. Mi dà l'idea di non lavare, ecco. Lo trovo forse troppo delicato, anche se qua non parla di shampoo delicato, ma di shampoo adatto ai lavaggi frequenti, quindi probabilmente avrà anche un effetto un pochettino delicato sulla cute. Non lo so, nel periodo invernale per me era impossibile utilizzarlo, anche perché io non è che poi d'inverno mi lavo i capelli tutti i giorni. Ho deciso di terminarlo durante il periodo estivo, nelle giornate di gran caldo, dove io ho lavato effettivamente i capelli tutti i giorni perché sudavo, e quindi questo qua, adios, no, non credo di riacquistarlo. Mi hanno parlato molto bene della crema corpo della stessa linea, magari quella lì la proverò non appena smaltisco un po' di crema corpo. Poi, altro shampoo terminato, su questo vado avanti velocemente perché ve l'ho già recensito più volte. Head & Shoulder Linea Derma Pro, cura della cute, azione lenitiva per cute secca e con prurito. Questo sto avendo un odio e t'amo, nel senso che nel periodo invernale, alternato ad altri prodotti, mi piace. Nel periodo estivo l'ho voluto finire perché appunto poi probabilmente non so se il mio capello si sia abituato o altro, però non mi dava lo stesso risultato. Quindi questo qua per ora non lo riacquisterò, più avanti magari valuterò se avrò necessità di utilizzare un prodottino del genere, però sappiate che in linea generale, ovviamente è sempre tutto molto soggettivo, non è male, nel senso che in passato mi ci sono trovata molto molto bene, probabilmente avevo bisogno di utilizzare dell'altro. Poi ho terminato due balsami. Il primo era un campioncino che avevo ricevuto forse acquistando dei prodotti Dove diverso tempo fa. Ho terminato questo balsamo Ricostruzione Quotidiana. Questo qua non è affatto male, erano un 50 ml. Sto finendo anche sempre in mini size lo shampoo. Non il mio preferito lo shampoo, però il balsamo non è male della linea di quelli Dove che avevo provato, ma ve ne avevo già parlato diverso tempo fa. E ho finito il balsamo di questa linea e lo shampoo è addirittura d'arrivo, però ve lo faccio già vedere adesso così quando lo finisco lo vado a riciclare. La linea è la Air Biology Purifica Rigenera Acqua di Rosa, Acqua Micellare, Capelli Grassi alla Radice, Fibre Danneggiate. Il balsamo è un tubetto da 160 ml, mentre invece lo shampoo è da 250 ml. Hanno un costo, se ricordo bene, tra i 5 e 6 euro ciascuno. Cosa dire? Il balsamo mi è piaciuto molto. Effettivamente ho notato i capelli nutriti, morbidi e non appesantiti. Quindi sul balsamo nulla da dire. Però per quanto riguarda lo shampoo, mi è capitato, specialmente nel periodo estivo, di avere la cute che si ingrassa velocemente e i capelli che invece hanno bisogno un pochettino di essere, come posso dire, danneggiati dai tanti lavaggi, dal sole, da comunque la piastra, perché comunque il phon, cioè andando a lavorare con l'aria condizionata non potevo andarci con i capelli bagnati. Quindi questo qua lo trovo un po' pesante sul mio tipo di capello, nonostante appunto sia un capello, cioè effettivamente per purifica e rigenera, quindi
sia uno shampoo adatto alle necessità che io avevo. Quindi lo shampoo non mi è piaciuto, il balsamo non è male, l'unica pecca del balsamo che secondo me ha un costo veramente esorbitante, quindi piuttosto di Pantene provatevi altro. Però personalmente, per quello che mi riguarda, vi direi che non ne vale la pena. Per i capelli, ultimo prodotto terminato, io su questo prodotto non saprei dirvi se mi è piaciuto oppure no. Secondo me senza arte né parte, nel senso che non ho notato dei miglioramenti e non ho notato neanche che mi facesse dei capelli brutti. Parlando di questo prodotto di Freshly, che è uno dei loro best seller, che è lo spray alla cheratina. Questo va applicato sui capelli umidi o asciutti, ovvio a una certa distanza, e aiuta a districarli, a dare lucentezza e quant'altro. Personalmente non ho notato né benefici né grossi danni, quindi è un prodotto senza lode e senza infamia. L'ho finito, profumazione gradevole, quando ho iniziato a utilizzarlo dopo un po' ha iniziato a cambiare odore, motivo per il quale ho detto voglio sbrigarmi a finirlo. Questa era la mini size da 100 ml, esiste anche la full size, l'unica cosa, questo qua ha un costo un po' elevato per quelli che sono i miei standard, ecco. Però a me non ha fatto impazzire, probabilmente tanto dipenderà dal tipo di capello. Io ho un capello naturale, non trattato, ancora resisto, cioè i miei capelli bianchi, ma finché riesco mi tengo lontana dalle tinte, quindi può darsi che magari sia più adatto ad altri tipi di capello, anche se so che di questo prodotto c'è chi lo ama e chi lo odia. Io sto nel mezzo, nel senso che mi è stato abbastanza indifferente. Ultimi due prodotti, direi, dai, me la sono cavata abbastanza rapidamente. E su questo prodotto io vorrei dirvi un qualche cosa riguardo, l'ho utilizzato tipo credo forse 5-6 volte, dopodiché me lo sono trovata nell'armadietto al lavoro vuoto, quindi vuol dire che qualcheduno ci è arrivato e l'ha utilizzato, chissà chi sarà stato, non lo so. Di Vidal avevo comprato questo deodorante da tenere appunto in armadietto, in negozio, freschezza intensa, 0% sali di alluminio, bergamotto e zenzero. È uno deo spray 48 ore, vabbè, io l'avevo preso da tenere in necessità. E profumazione molto fresca, molto gradevole. Questa qua mi era piaciuta molto, forse è stato questo il motivo per il quale l'hanno finito, non lo so. Ultimo prodotto che ho finito, crema mani unghie idratante con cheratina e vitamina E, idrata e rinforza di Leo Crema. Questa è una delle mie creme mani preferita, se non dire la preferita. 100 ml di prodotto, mi trovo molto bene con questa per tutti i giorni ed inverno con quella blu che utilizzo tendenzialmente la sera. E infatti devo iniziare a organizzarmi e fare scorta, solitamente va tipo in offerta tipo 1,10€, 1,20€ da Lidl, almeno io la prima volta che l'avevo testata l'ho trovata lì, e questa crema mani è veramente comoda, a parte che è di una giusta dimensione nel caso vogliate portarvela in borsa, poi credo che abbia un ottimo rapporto qualità-prezzo per quelle che ovviamente sono le mie esigenze, perché è una crema che idrata ma si asciuga velocemente, non è troppo grassa e fa comunque il suo, quindi questa secondo me, se la vedete e siete curiosi, provatela. Direi che è tutto. Ah no, manca in realtà, scusatemi, un ultimo prodotto, poi lo faccio vedere alla fine. Di questo però purtroppo ho scoperto, guardando un video di Annalisa Superstar proprio sui terminati, che è stata tolta dal mercato. Ecco perché io non la trovavo più. Sto parlando di lei, la crema spray Dove per il corpo all'avocado. Io non so l'anno prossimo come farò, io l'avevo trovata quest'anno, inizio stagione, da un cinese qua a Genova, e quindi andrò a fare scorta, cioè a vedere se magari ve ne sono rimaste alcune e me le acchiappo e me le tengo per l'anno prossimo. Sto finendo anche la seconda confezione, quindi con due confezioni ho fatto tutta l'estate, io questa qua la amo. Non lo so, spero onestamente che venga riproposta o che qualche azienda si decida a fare delle creme spray, perché questa qua era leggera, idratante, non appiccicosa, si asciugava veloce, fantastica, no no, questa qua mi è piaciuta tanto, però purtroppo c'è questo piccolo problemino, nel senso che non si trova più. Io spero nel mio piccolo di esservi stata utile o quantomeno di compagnia, ci vediamo poi nelle prossime settimane con la seconda parte dedicata al mondo skincare, state sintonizzati perché lì sì, vi recensirò anche un sacco di prodotti che non vi ho mai recensito, e spero di avervi tenuto compagnia. Un bacio e al prossimo video, ciao!